In quel tempo i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Custodire e meditare sono i verbi della lentezza, della contemplazione, della gratuità. Maria non fa domande ai pastori, li lascia parlare, lascia loro raccontare quello che è successo nella notte, di quell'incontro con gli angeli, di quell'annuncio del Messia. Dice il Vangelo, tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, invece, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. No, Maria non si stupisce platealmente, lavora dentro. Direbbe Sant'Ignazio, sente e gusta nel profondo. Insomma, prega. Di fronte a un mistero così grande, così sproporzionato, che fare? Lei che è la protagonista della storia della salvezza, attrice e coregista, sa e non sa. Ha imparato che non serve fare domande inutili. La luce per il passo successivo lo si scopre solo camminando. Ecco, approfitto anche di questo commento per fare gli auguri in audio o in formato MP3, come sarebbe più tecnico dire. La pace scenda nei vostri cuori, nelle vostre relazioni, e possiate, come Maria, tornare a custodire il bello che incontrerete in ogni giorno del nuovo anno.